Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 27esimo episodio di Pokémon Snakehood. Come ricorderete nello scorso episodio siamo saliti sul monte Pira per sconfiggere un tizio che aveva attivato il potere di un albero che aveva spedito, diciamo, nel nostro mondo quelle ragazze che avevano battuto la puntata ancora precedente. Quindi oggi abbiamo la possibilità di proseguire, se non vado errando, esattamente. Lì c'è una grotta e qui c'è un tizio. Se non ricordo male c'era stato detto di andare verso Forestopoli, quindi direi che oggi si fa questo. Allora, intanto qua abbiamo Mightina che muore e un Weavile che muore pure lui, che strano. No, invece era resistito, fail. Allora, ciao e possiamo proseguire. Ho attivato un repellente, quindi non dovremmo incontrare selvatici. E direi di prendere anche queste bacche, che dite? E le... cazzo saresti tu? Ok. Avvisi di Windows a caso. Oi, hai rotto il cazzo con sti avvisi. Ok, eccomi di nuovo qua. Vai, sfidiamo sto tizio, vediamo cosa ha da offrirci. Un altro Weavile, stai scherzando? Utilizza attaccalite. E poi... ok. C'è tipo la maschera di una tartaruga ninja, però va bene. Ah giusto, è vero, attaccalite, che idiota. Quanto gli facciamo? Non so quanto lui, quanto noi facciamo a lui, ma lui sicuramente ci fa tanto male. Rock Blast, fagli più male, no. Ok, magnitudo perlomeno super efficace. Anche Earthquake è super efficace, scoso. Ok, ci sta arando sto coso. Allora, vediamo di buttarlo giù. Non ci provare, resisti Ninetales, uccidilo. Ce l'abbiamo fatta. Dovrei... oh minchia, con sti avvisi del cazzo, raga, basta. Windows everywhere. Allora, ho comprato dei revive, quindi direi che possiamo utilizzarli, ma non ho preso le pozioni. Non ho preso le pozioni. Bravo Creepy, continua così, sei sempre più bravo. Sfidiamo sta tizia qua. È Absol. Ah ok, ci sono degli Absol che stanno combattendo dei Pokémon selvatici nell'erba alta, tipo. Fatemi vedere se... oh! I primi Pokémon zombie. Cioè, selvatici. Ok. Vediamo se se ne trovano altri. Ok, un Absol, giustamente, perché diceva che stavano combattendo contro presumibilmente questi Meryl. Però, dato che abbiamo la squadra al completo, direi che è abbastanza inutile catturare qualcuno. Allora, prendiamo tutte queste bacche qua. E poi andiamo a vedere se hanno aggiunto qualcosa alla... un battle zombie, aspettate. Allora, qua vedo delle bacche. Questa... ah ok, pensavo fosse... pensavo non fosse ancora cresciuta. Evidentemente mi sbagliavo. Già. Allora, qua io non ho nemmeno surf, però direi che... ah, sei una strega zombie, ok. Ok, va bene. Mi sembra giusto. E mi hai shottato, mi sembra ancora più giusto. Allora... io contro di te però cosa potrei fare? Astonish. Zombie Leaver, no, non ci provare. Mamma mia raga, sono forti. Qui c'è Arcusa Surf. Sei inutile! Ma le palle! Dai, buttalo giù, ti prego. Ti prego, ti prego, resisti. Oh, bravo, bravo Golem. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora vuole utilizzare un Line 1, io chiaramente vado di Brillo. Ho letto male. Vabbè, comunque Giga Drain, dai, non ci lamentiamo. No. Ok, dai. Come? No, che palle. Allora, fermo. Leech Seed. Rock Slide. Giga Drain. E adesso Leech Seed. Merda. Ok, adesso dovrebbe andare capo, raga. Perfetto, ce l'ho fatta. Mind Reader, non mi ricordo. Tipo Scippo. Vorrei dire una cazzata. Comunque, boh. Abbiamo i nostri revitalizzanti. Quindi, ah raga, io ho una iperpozione che avevo trovato, vero? Quindi mi sa che devo scegliere un Pokémon a cui darla che mi sappia dare un po' di sicurezza. Quindi direi Quillshark. Così a muzzo in realtà.
Allora, mettiamolo davanti e proseguiamo verso... Non proseguiamo mai nella vita. Allora, fuga, Quillshark non deve subire danni. Qua c'è una Pokéball che non c'era. Snake Oil, che non ricordo esattamente cosa fosse, però se non sbaglio ne avevamo già uno. Infatti. Ok, ristabilisce ogni problema di stato. Esattamente. Così almeno li utilizziamo e vi ho fatto vedere. Ora, direi che possiamo riattivare il repellente, direi che sarebbe cosa buona e giusta. Levati. Repellente, 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 ok. Mi chiedo ancora perché ho preso i super e non i max. Ok, ho letto università, è l'unica cosa che ho capito. Hai uno Sharpedo e sei pericoloso. Pin Missile, colpiscilo più volte. Oh, bravo Quillshark, così mi piace. Mike Tina, stesso discorso, dai. Falli 5 colpi, porca troia, falli 5 colpi. Allora, switch e mandiamo dentro Brilom. E poi Match Punch e Maitina va KO, perfetto. Vuole utilizzare Maitina, noi teniamo Brilom perché Brilom è OP. Ho miscliccato come al solito. Swagger, no, attacca, attacca Brilom, ti scongiuro. Che palle. No, raga, va KO. Ok, no, bravo, è stupido, è stupidissimo. Jump Kick. E muore, godo infame. Ok, ciao, sì. 4-3 is like... Ok, 4-3, sì, esattamente. Vaffanculo. Forestopoli. Bene, le peggio amnesie. Grande creepy, continua così. Allora. Vabbè, teniamo quelli certo, raga, tanto... Cioè, gli altri muoiono, altrimenti, cioè... Vai, ok, sì, combattiamo tutti sti cameraman qua in questa zona. Cosa ci avete da riprendere? Non lo so. Ah già, è vero, passa il miglior allenatore di sempre. Oh, ok, no. Luxray. Io mando Golem. Grandissimo, incredibile. Il predict della vita. Magneton. Eppure con lui... No, non hai capito. Ecco, vedi. Vedi, adesso hai capito. E ok, dai, mettiamo avanti Brilom. Adesso, raga, io ho la certezza che moriremo, perché non possiamo resistere così ancora per troppo tempo. Allora, io ho bisogno di un'antiparalisi. Eccolo qua. Tieni qui, Shark. Sarebbe bello, una cosa veramente interessante, trovare un medical kit. Però, vabbè, già capito io che... L'ho attivato io il repellente, poi mi sono dimenticato. No, ok, c'è. Perfetto, una pepita da vendere al prossimo market. Allora, lì vedo uno zombie da battaglia. No, è una streghetta evidentemente. Allora, utilizziamo questo Marill per porca troia, ho finito il Giga Drain. Allora, fatemi utilizzare un etere. E ok, vai. Ah, è una strega grandissima, hai vinto. Wow. Ah, ok, ho capito. Cioè, in pratica ci ha chiesto se siamo una strega e noi abbiamo detto tipo sì e lei ci ha curato. Ok, probabilmente se dicevamo di no, ciao anche a te. Probabilmente se dicevamo di no ci ammazzava. Allora, Misdreavus Rock Blast, direi che non gli fa un cazzo. Riproviamoci. Ole. Eliminato. Vuole imparare Earthquake. Oh, finalmente. Io non posso arrivargli Rock Blast, è vero. Tolgo Magnitudo, tanto se ho Earthquake molto più utile. Allora, Solrock. E a sto punto direi mandiamo Brilom con i suoi pipì ricaricati. A saperlo che quella lì era una strega che curava i Pokémon, non buttavo nel cesso un etere. Però è la logica dei Pokémon, funziona così. Quando utilizzi uno strumento per curarti, l'NPC dopo ti cura. E vabbè, è la vita. Allora, Giga Drain. Io tra un po' mi incazzo perché questo Solrock qua non si degna di andare KO. Fire Spin, vai giù, no. Sky Uppercut. Ecco. Ok, teniamo lui perché comunque Sky Uppercut fallisce. No, vedete che fa abbastanza male. Ora mi ha addormentato, grazie. Comunque credo che in questa parte se riusciremo, ma penso di sì, arriveremo semplicemente a Forestopoli e non faremo palestre o cose varie, anche perché siamo già a 9 minuti. È tantissimo e siamo solo a metà... No, beh, a metà tragitto no, dai, però... Diciamo che non è che siamo proprio arrivati, ecco.
Allora, iniziamo a battere queste streghette. Che hanno un Vinet, che dovrebbe essere non troppo difficile per Swellow. Perché è super efficace? Spiegamelo. Mi sono perso qualcosa. Ok, fa niente. Come se non mi fossi perso niente in questa guida, non capisco niente. Allora, vai giù. Con ste Max Potion veramente ci farò una petizione contro. Ok, Gorlax. Beh, Brillum ovviamente. Che domande. Tra l'altro noi dobbiamo ancora sfidare la palestra, quella di Petalipoli. Però vabbè, siamo ancora scarsi, quindi... Cioè, già abbiamo difficoltà contro sti qua. Se andiamo a sfidare quella palestra lì, cioè, raga, a posto. Ci battono fuori ancora prima di entrare. Allora, un'altra streghetta. Un altro Vinet. Utilizziamo ancora Surf. Cioè, ancora Surf. Perché ho detto ancora? Utilizziamo Surf. Ste Max Potion. Tanto vabbè, raga, ne hanno una. Io queste qua le affronto velocemente perché tanto... Sono tantissime! Non erano così tanti gli allenatori nel gioco originale. Allora, tanto Sableye non ha debolezze, lo sappiamo. Quindi andiamo di Surf. Zombie Leaver. Questa qua è regredita di Zombie Leaver. Le altre non la... siamo arrivati, mi sa. Allora, sfidami. Così almeno... Ah, forse strega. Cioè, la probabile strega. Vabbè, ci sta. Zombie Leaver, ora si cura con desiderio. Ma dai, che scoperta. Surf. Quishark, sei forte, lo sai? Confuse Ray, Quishark, io so che attaccherai. So che attaccherai l'avversario. Bravo, Quishark. Bravo, grandissimo. Campione. Aerial Ace. Confuse Ray, Swellow. Non prendere esempio da Quishark, vedi? Non prendere esempio da Quishark, vedi? Sì, così si ragiona. Allora, proseguiamo, qua c'è un'altra, mamma mia, sono infinite. Allora, mettiamo davanti Ninetales e prendiamo queste bacche. E poi sfidiamo quella lì, e poi sì, raga, vabbè. Sto un po' allungando la durata delle parti ultimamente di Snakewood. Non per volere mio, ma più che altro perché ci sono tanti eventi che vanno fatti di fila, se no si rischia di perdere il filo, ecco. Fire Pump non ha fatto niente, la cosa mi preoccupa. Allora, sostituisci... Vediamo se lui non attacca, ok, così magari riusciamo anche a recuperare la vita del buon Brillum. Fanculo, è vero che non ho Leech Seed, allora recuperiamola così. Guarda, tatticissimi proprio. Sky Uppercut. Allora, switchiamo e mandiamo. Explode. Utilizza lo Zombie Leaver. Io non ne posso più di sti Zombie Leaver. Godo, vedi? È tornato il re degli Axe Explode, che diciamo da quando si è evoluto non ha più axato, adesso è ritornato più forte che mai, congela a random. Ho letto bene Marowak? Sì, allora Ice Punch. Ancora, perfetto. Vabbè. Dai, con te utilizzo Jump Kick, forse era meglio che utilizzavo Ice Punch. Decisamente. Allora, Max Potion, mamma mia che palle. Sto premendo spazio per velocizzare come uno spastico. Allora, davanti Explode a sto punto che sta per salire. Uno scienziato. Dottor Blackthorn? Sì. Ah, è quello di prima, ok. Ciao Creepy, ti stavo aspettando. Perché? Ho un regalo per te. Questo Astral Lens ti aiuterà... Nel tuo cammino, Astral Lens, ok. Ok, è qualcosa per le streghe. Ok, ci permette di vedere attraverso la magia. Raga, ditemi se c'è sempre stata. Me ne sono accorto adesso, l'ombra del nostro personaggio sul ponte. Perché io, sinceramente, non l'ho mai notata. Comunque abbiamo ancora... cazzo, il 46. Allora, Jump Kick non è di tipo folletto, vero? No, ok, scherzavo, è vero, sono stupido. Allora, manda Brillum. No, oh, questo qua parte di minimizzato, raga, non lo butto più giù. Metronomo, Sky Uppercut, buttalo giù. No, che palle. Non lo buttiamo più giù, raga. Con minimizzato, Koga ve lo può confermare, non li butti più giù. Ma noi abbiamo l'arma segreta, ovvero l'Aerial Ace di Swellow. E quindi ciao, pensavo di trollarmi e invece io sono più forte di te, ovviamente.
Nightlist davanti e proseguiamo. Siamo arrivati. L'esercito. Ancora quei tizi lì, mi sa, sì. Vabbè, raga, sfidiamoli e poi concludo. Fire pump, bruciato. E vabbè, adesso dovrebbe... No, non va KO. Dai, che palle! Vai giù! Ma basta! Ma le palle, via! Gardevoir, fire pump di nuovo. Bruciato, mamma mia, Ninetales, anche lui il re degli Axe. E adesso Max Potion, ovviamente. No, full restore addirittura! Full restore, ma siamo matti! Zuelov, ciao! Ciao, è stato bello conoscerti. Ok, eliminiamo gli ultimi due e poi stoppiamo la parte, si spera. Sì, sì, dai, ancora voi dell'army. Facciamo qualcosa di veloce. Non credo che sarà veloce, oppure sì, perché noi abbiamo la combinata perfetta. Earthquake e suelo. Allora, fermo. Aerial Ace su di lui, Earthquake su tutti gli altri. Bam! Bravissimo. Aria, ce l'abbiamo un'altra mossa o... No, ok, devo usare Aerial Ace e poi... Godo, Earthquake. Swallow al 46 e abbiamo sconfitto anche questi No, oh, che palle, dobbiamo dirgli qualcosa, è vero. Sì, allora, Anorit, Abra. Ho detto Abra, ok. Sì, va bene. Ok, questi qua, a questo coso qua serve il coso magically per, come dire, scovare le streghe, si potrà dire, sì. Zombie Leaver, Earthquake. Max Potion, Earthquake. Psichico, Earthquake. Ciao. Lunaton, mandiamo Explode, che con Ice Punch dovrebbe, si spera, cavarsela. Non lo buttiamo più giù. Ok. Allora, l'altro Pokémon che abbiamo è Golem. Proviamo ad andare con un... Questo è levitazione, vero? Proviamo ad andare di Rock su me. Abbiamo perso. No! No, mi devo rifar tutto. Ma stai scherzando? Vabbè. Signori, siamo arrivati alla città della forestosa, lì, Forestopoli. Siamo arrivati a Fort Tree, quindi direi che il nostro obiettivo è stato raggiunto. Vabbè, no. Nella prossima parte mi faccio ritrovare, ovviamente, dove siamo stati sconfitti. Quindi, se questa parte vi è piaciuta, vi invito, come al solito, a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. Rispondete anche alla domanda del giorno e noi ci becchiamo in un prossimo video.